È suonata la campanella in perfetto orario per i tantissimi studenti abruzzesi. L'assessore all'istruzione Pietro Quaresimale, per augurare buona scuola a tutti, ha scelto come luogo simbolo il liceo classico Melchiorre Delfico di Teramo. Primo giorno di scuola in Abruzzo e vedo emozionato anche l'assessore Pietro Quaresimale, evidentemente anche per lui, tra virgolette, il primo giorno di scuola. Sì, anche per me il primo giorno di scuola è un'emozione come ogni anno, ma quest'anno ha una particolarità che è quello che si può tornare finalmente alla normalità. Questo è l'auspicio, non c'è più distanziamento, non c'è più mascherina, quindi un forte augurio ai ragazzi, ai professori, a tutto il personale scolastico affinché si possa, come dicevo, tornare a un anno migliore. Veniamo da 2 anni e mezzo di pandemia, diverse volte i ragazzi sono stati in DAD sapendo quanti pregiudizi può creare la didattica a distanza, non solo a livello di istruzione e formazione, ma soprattutto a livello di socializzazione. Assessore, abbiamo ascoltato anche alcuni genitori e degli alunni che stanno per entrare a scuola. Hanno ovviamente i loro sogni e le loro ambizioni. Ecco, l'assessore, che consiglio può dare? Ma la scuola italiana è un'eccellenza. Come dicevo, purtroppo il percorso formativo è stato un po' rallentato perché la pandemia ha creato ciò. Spetta a noi istituzioni ricreare quell'equilibrio tra insegnanti, personale scolastico, alunni, affinché tutti insieme possiamo tornare alla normalità, ridare ai ragazzi quello che gli spetta, ovvero il diritto all'istruzione. Noi stiamo impegnando diverse somme sull'edilizia scolastica. Molti edifici sono già stati adeguati, altri hanno bisogno di interventi, stiamo lavorando al riguardo anche con i fondi del PNR, quindi siamo fiduciosi da questo punto di vista. È certo che bisogna garantire ai ragazzi la sicurezza quando si sta a scuola. Allora, buona scuola e buon inizio anche a lei. Buon anno a tutti, grazie. Anche il corpo docente, il personale scolastico e i genitori degli studenti sono apparsi visibilmente emozionati per questo primo giorno di scuola che sa tanto di ripartenza. Dopo 2 anni di pandemia, si torna in presenza con la speranza di dimenticare al più presto la didattica a distanza, utile all'epoca, ma sicuramente poco capace di creare quel minimo di socializzazione che la scuola dovrebbe garantire. Con il dirigente scolastico Loredana Di Giampaolo, in bocca al lupo anche a lei, sensazioni, emozioni, i sogni dei ragazzi e le aspirazioni dei professori, degli insegnanti. Certo, inizia un nuovo anno, io spero foriero di serenità, soprattutto perché ne abbiamo bisogno. E la scuola senza alunni è come un cielo senza stelle, io lo dico sempre questo. E quindi ben venga il vociare festoso dei ragazzi per i corridoi, no? Finalmente ristabiliamo questo contatto che è proprio la chiave della crescita. Quindi io sono contentissima e credo anche ai ragazzi e ai genitori. Una raccomandazione agli insegnanti, se è possibile. Cercare di, magari sembra brutto dirlo in questo modo, però cercare di non utilizzarli, di non usare i nostri ragazzi, diciamo, come contenitori, ma cercare di tirar fuori da loro quello che loro sono realmente, perché potrebbero avere e hanno un grande potenziale.